ciao ragazzi, aiuto! Praticamente siamo stati teletrasportati in questo posto. Sì. Dai, visto? Ma dove siamo finiti? Sì, con un salto, come ma l'altra siamo volta. Siamo in mezzo alla natura, dietro di noi c'è un bellissimo trullo. Dove siamo finiti? Vero, ma dove siamo? Questa è opera di Giacomino Pio che ci ha portati in questo posto. Ma che cosa dovremmo fare adesso qui? Qual è la nostra missione? Non ci ha detto nulla. Tu sai qualcosa, no. Davis? No. E allora ci spetta un'altra missione, sì. Davis, dobbiamo partire con l'esplorazione. È vero. Ci sono anche i tuoni, aiuto! Sa che Davis, poi riprendi il cielo, qui c'è un tuono, dei tuoni fortissimi, un cielo grigio, viola. Sì. Quindi ragazzi, siamo di nuovo in missione, ci tocca esplorare, vedere cosa vuole da noi Giacomino Pio. Ma chissà dove siamo? Allora Davis, cominciamo con l'esplorazione. Sì, poi vedo su Google Maps. Ci vediamo dopo, cominciamo con l'esplorazione. Ciao! Ragazzi, che posto magico! Guardate! Là è dove eravamo prima. No, un po' più sì, là. Lascia la campagna. Guardate il cielo, ragazzi! Sentite i tuoni? Alzate al massimo il volume, ovviamente, se non siete con gli auricolari. Che bello, wow, o con le cuffie, wow, che bel posto. Allora, che bello, guardate che strano. Sì, ma ragazzi, ma cosa dobbiamo fare? Non lo so, vabbè, io faccio delle riprese, Che ragazzi, ho fatto un po' di riprese, ma c'è un sacco di vento, ragazzi, secondo me pioverà. Faremo questo video dove pioverà, ragazzi. Era una cosa incredibile. Beh, incredibile, non è che sia una cosa. Però comunque dai, non abbiamo mai fatto questa cosa. Bene ragazzi, sì. Vabbè, cercheremo di trovare qualcosa. Ora dove è finita mia madre? Mamma. Ah, eccoti. Ok. Beh, cerchiamo questa cosa, questa cosa magica, non lo sappiamo. Ok, la cerchiamo.
Allora ragazzi, praticamente ha appena finito di piovere, non ve l'avevamo detto che è piovuto, ha piovuto fortissimo, è piovuto, ha piovuto fortissimo ma è finito subito. E guardate intanto chi sono arrivati. Guardate, ma chi siamo? Non siamo soli, sì. Siamo circondati da cavalli e sì. Mucche, bellissimi. Intanto in questa masseria hanno messo la musica, vabbè, oltre ehi, a questo. Ehi tu, cavallo nero, vieni qua. Ehi. Ciao. Ecco, ci ha risposto. Ha fatto una puzzetta. Ma no, lei. Ciao. 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 Ah, avete il pancione? Vediamo se mangia un po' di... Vediamo se mangia. Cosa gli possiamo dare? E cosa gli possiamo dare? Io gli do un po' di paia, anche se ce l'hanno 3000, però... Ah, loro piace l'erba verde. Ah, loro... Vieni. Ehi. Vieni. Ciao. Come mangia? Ah, mamma, mangia questa cosa gialla. A guarda. Me piace l'erba fresca, vedi che sto mangiando quella verde, quella vero, fresca. Vero. Ciao cavallo marrone. Ciao, ma sei bellissimo. Guarda la mucca. Oh. Ciao mucca, domani faccio latte e gocciole col leccando, tuo latte. Guardala, si sta leccando. Voglio fare il latte e gocciole col suo latte, mamma. Andiamo a mungere, dai, così sì. Abbiamo il latte pronto. È vero. Ciao. Ragazzi, guardate. Sono due attaccati. Guardate questi due animali rossi. Questi insetti. Guardateli. Che strani. Guardate ragazzi, il cavallino piccolo. Come tenero. Chissà quanti è. Ma no. Ma no, ma no. Eh beh, è natura. Vabbè, in diretta del video. Stiamo girando un documentario, ragazzi. Eh sì, cioè. dove il cavallino ha fatto la pipì su YouTube, ma comunque. Bene, Davis, noi adesso dobbiamo cercare di scoprire ancora la nostra missione, perché ancora non la conosciamo. È vero. Badara jara bara bibi Patti para bara jipapo Tittara bara ba Tittara bara jindu du du Bara bere jopi jopi do Pitti di da di do di di do 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 Tittara ire ari o Manzi bo 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 Ane bojo di babi bo Ragazzi, c'è una capra. Sì, un vitellino che sta allattando dalla mammina. Guardate che bello, che tenero. Aspetta, l'ho perso, mamma. Ok, guardate. Sta allattando, che cucciolino. Eh sì. Ma questo è un documentario vero, ma sì, quella capra sta facendo vedere. Vabbè, ti puoi spostare? Ah, vabbè, dai. Che bello. Guarda che carini che sono. Ma guarda come stanno fermi i cavalli, non parlano, stanno così vicini perché forse hanno bisogno di stare vicini e rimangono così per tanto tempo. Che sì. Ma che carini che sono. Che dolci che sono, vero? Mm.
Ragazzi, finalmente abbiamo scoperto qual era la nostra missione, trovare delle piante, diciamo, chiamiamole magiche, perché apparentemente sono normali, ma in realtà sprigionano, facendo una sorta di incenso, quindi bruciandole, una energia particolare che poi insieme al fluido che abbiamo trovato l'altra volta attiveranno le pietre per aprire il portale. Eh sì. E quindi, Davis, noi ci siamo messi alla ricerca di questa pianta, vero? Infatti, ma che pianta sarà? Non lo so, dobbiamo cercarla. Poi non è detto che sia una pianta, anche un cespuglio, no? Ma sì, non credo. Degli steli o dei fiori, sì, insomma, sì, che riguardano una pianta. Allora, alla ricerca! Sì! Ragazzi, intanto della ricerca abbiamo trovato un gattino. Eccolo. Vabbè, ragazzi. Qua sopra, magari? No, non credo. O magari lì, là sopra. Andiamo a controllare. Vediamo. Ok. Andiamo qua. Così. Ok. Aiuto. Ok, ragazzi. Sono qua sopra. Sono qua sopra. Oh, non c'è niente. Ciao, mamma. Ciao, scendi, Davis. Sì, sì, ora scendo, ora scendo. Che in teoria non posso. Però, no. Non c'è qua sopra. E magari qua dentro? Ma una pianta dentro la pianta? No, non credo. E non lo so. Vediamo qua dentro. No. Sembra la casa del nonno Davis. Potrebbe essere la sua. Magari del suo nonno. Ma non credo, siamo lontani. Mamma, ma dove si può trovare? Dove si può trovare questa pianta? Guarda, qui è piena di piante. L'unica cosa è che secondo me la troveremo isolata, separata, troveremo dei fiori, degli steli. Eh sì, perché la pianta nella pianta. Capito, non possiamo trovare la pianta nella pianta. Quindi bisogna esplorare, continuare a girare. E sì, sì. Vabbè, ragazzi, provo a seguire qua sopra l'unica chance. Allora, andiamo. È un po' difficile, però si può fare. E no, non c'è niente, guardate. Sono là sopra, non c'è niente. Vabbè, facciamo un bel saltino. Non da là sopra, ovviamente. Ok. Aspettate. Non ho trovato niente là sopra. E continuiamo a cercare. Troveremo? Ma sì, Davis, sento che siamo vicini. Sento profondi lavanda. Anch'io. Sai che la lavanda? Senti, sì, vero. Davis, sento il profumo che cresce sempre di più, diventa sempre più intenso. Dobbiamo vedere bene tra queste erbette se c'è qualcosa di strano. Davis, ma dove stai andando? Oh, che bello. Vieni, Davis, io lo sento qui, si sta intensificando qui. Deve essere per forza qui, per forza. Ma dove si trova? Dove sei? Dove sei? Lo sappiamo che sei vicina. Eccola. Ma no, Davis. Questa è una pianta grande. Oh, no. Davis! Cosa c'è qui dentro? Non c'è niente. Ma come non c'è niente? Eccola! Vediamo, vediamo, prendila. Annusa, annusa, vedi se il profumo è quello. Lavanda! Sì, vai! Sì. Che profumo, l'abbiamo trovata, Davis! Vai, missione compiuta, gimme five. Missione compiuta! Buonissimo, quindi questa sarà la nostra pianta da cui ricaveremo l'incenso per poi attivare insieme al fluido magico le nostre pietre del portale. Sì. Mamma, dammi un attimo la telecamera. Guardate che bel panorama. Wow, che bello. Vabbè, ragazzi, abbiamo trovato la lavanda! E anche questa volta ce l'abbiamo fatta! Sì! Che bello!
ce l'abbiamo fatta. Andiamo a Davis, andiamo a festeggiare. Sì. Andiamo a mettere tutte le cose a posto. Sì. A sistemare tutti i nostri oggetti. È caduto un pezzo di lavanda, prendilo. Prendiamolo, non si sa mai. Sì, sì, non si sa mai che questi sono tutti giusti. E non possiamo... Bene, amici, la nostra missione è compiuta. Alla prossima missione. Ciao.